Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio nuovo canale. In questo video vi parlerò degli acquisti che ho fatto a Roma. Infatti questo weekend, ovvero il weekend del 25, sono stata a Roma per 5 giorni e mi sono divertita un mondo e appunto in questo video vi farò vedere quello che ho acquistato, che comunque non è molto perché abbiamo visitato i musei, però insomma. Allora, per prima cosa vi vorrei mostrare questa penna che ho comprato ai Musei Vaticani insieme a un'altra cosetta che poi vi farò vedere, e ha rappresentato sopra appunto la creazione di Adamo di Michelangelo, che è presente nella Cappella Sistina, e devo dire che comunque l'ho comprata perché mi ha affascinato molto il dipinto nella Cappella Sistina e scrive di colore blu e insomma è molto bella. L'altra cosa che ho comprato sempre nello shop dei Musei Vaticani è questo, che è un quaderno abbastanza grande, bianco dentro, con un bel po' di pagine, che rappresenta la scuola di Atene, le stanze di Raffaello presente nei Musei Vaticani, insomma, questo è il davanti e questo è il dietro. Un'altra cosa che ho comprato all'interno dei Musei Vaticani è un poster. Sempre nella via dei Musei Vaticani ho comprato questa, che adesso andiamo ad aprire, che è una calamita fatta così, con il Colosseo con la scritta Roma, e insomma niente, questa la regalerò a una mia amica, insomma mi piace veramente tanto. Per un'altra mia amica ho comprato la Fontana di Trevi fatta così, che è da appoggiare, e anche questa, dato che la Fontana di Trevi è uno dei monumenti che mi è piaciuto di più, non è molto attinente a Roma, però insomma sì, appena l'ho visto. No, non posso non prenderlo. Ed era in questa bustina super bellissima, con scritto I love squishy, e qui sotto con scritto super soft, e l'ho comprata a 6 euro, e c'erano di varie forme, ed è un coso del latte, un cartone del latte, e tipo è super slow rising. Oh, solo che la PEC è che qui ha una bolla e quindi ho paura di romperla. Però insomma, oh, adoro. Poi a Roma ho fatto anche un altro acquisto in un negozio che si chiama American It. Ho comprato vari cibi americani che tipo volevo assaggiare da una vita, tipo gli Oreo e il brownie, però non vi voglio spoilerare nient'altro perché li assaggeremo nel prossimo video che farò, ovvero assaggio snack americani, però insomma non voglio spoilerarvi nient'altro, quindi vedrete nel prossimo video che uscirà, boh, spero presto. In più a Roma ho fatto anche un po' di shopping di vestiti, infatti sono entrata da Tally Vale o Tally Vale, non so come si dica, e da H&M o H&M, quello come lo dite voi, solamente che anche qui non vi voglio spoilerare niente perché farò un video, ovvero Super All Roma, e infatti che vedrete dopo assaggio snack americani o prima, insomma deciderò io quando caricarlo. E quindi niente, per oggi sono finiti qui gli acquisti di Roma, infatti oltre ai vestiti e agli snack ho comprato solo questa roba qua, e poi se l'ha comprata uguale mia sorella, e quindi vi mando un grande bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su, scrivete qui sotto nei commenti cosa vi è piaciuto di più e se siete stati a Roma, e ditemi cosa vi è piaciuto di più. Mi è piaciuta di più la Fontana di Trevi e l'Altare della Patria, e poi se riesco farò anche un insieme di foto che ho fatto a Roma e caricherò il vlog, però insomma ci devo pensare, appunto scrivetemi qua sotto se vorreste vedere il vlog. E niente, ci vediamo al prossimo video.